Oggi, in Regionando, torniamo sui temi principali dell'ultima seduta a Fiume del Consiglio regionale, nella quale sono stati approvati il PRS, il Programma Regionale di Sviluppo, e il Documento di Economia e Finanza, naturalmente della Toscana, insieme ad altre leggi importanti come quella per prevenire gli infortuni sul lavoro per il caldo estremo e quella per la raccolta e la valorizzazione del tartufo. Sono stati giorni di alta politica, dice a Telegranducato, nella trasmissione Il mio consiglio, il presidente dell'Assemblea Antonio Mazzeo. Visioni diverse e anche alternative, ma il confronto è stato positivo, confermano dall'opposizione. Cambia il clima, dobbiamo abituarci ad estati torride e inverni senza neve, con ripercussioni sull'Appennino che rischia di rimanere a lungo senza sci. Insomma, cambia anche il paradigma turistico e ricettivo. L'argomento è stato al centro del dibattito in aula con un documento che adesso impegna la Giunta. Intanto c'è stato il rinnovo della Commissione per le aree interne e montane. Marco Nicolai resta presidente, Massimiliano Baldini è il nuovo vice. Siamo nel cuore dell'estate, il turismo nella nostra regione va a gonfie vele. Il Consiglio regionale attraverso i suoi social vuole ora promuovere anche i nostri parchi, oasi di verde, aree di natura incontaminata che certo vanno conosciute meglio. Intanto nascono due nuovi giardini inclusivi nel comune di Calcinaia, attrezzati grazie anche alle risorse del Consiglio regionale. E un ragazzo dice davanti alla telecamera: dateci spazi così, staremo meno davanti al telefonino. Infine parliamo di due bandi e un premio. La scadenza del bando per la miglior tesi di laurea sui temi europei, intitolata Davide Sassoli, è stata prorogata al 31 agosto, mentre il bando del Corecom Toscana Export 2023 Indipendenze Digitali scadrà il 15 settembre. Il premio invece è il gonfalone d'argento che è stato assegnato a due informatici pisani per le loro ricerche sulla compressione dei dati. Il programma regionale di sviluppo ora c'è, è stato approvato. Ne ha parlato anche a lungo il presidente del Consiglio regionale Mazzeo nella nostra trasmissione Il mio consiglio. Lui in pochi secondi lo sintetizza così. È l'atto più importante della legislatura, indica qual è la strada da seguire e noi la strada l'abbiamo chiara. Fare in modo che una persona che vive nel borgo più piccolo della Toscana possa avere gli stessi diritti alla scuola, alla formazione, al lavoro di chi vive nel centro della Toscana. Grandi investimenti nella sanità territoriale, sostegno alle imprese, creazione di un lavoro moderno e sicuro. Nella scorsa puntata di Regionando, ancora visibile online sul nostro sito e sul canale YouTube del Consiglio regionale, ci sono le opinioni di tutti i gruppi politici. Concentriamoci però sul tono e sul valore di questa discussione. Stavolta maggioranza e opposizioni sembrano d'accordo. Credo negli ultimi tre giorni si siano confrontate in aula sul piano regionale di sviluppo due visioni di Toscana competitive e alternative. Questo mi fa piacere. Non c'è stata una discussione sterile, non è stata una discussione mai sopra le righe, mai alzando i toni, mai offensiva, mai sgradevole. Centrodestra e centrosinistra hanno mostrato due visioni differenti di Regione Toscana e si sono confrontate tra loro. All'interno di questo piano noi abbiamo lavorato perché fosse coordinato e non ci siano sovrapposizioni tra quelle che per esempio sono l'utilizzo delle risorse PNRR e quelle invece dei fondi strutturali, in maniera tale che essi risultino integrativi e vadano magari ad appannaggio di quei territori o di quei soggetti che non hanno potuto usufruire appunto delle risorse PNRR. Ed ecco il parere su questo dello stesso presidente Mazzeo. Abbiamo fatto politica, sono stati tre giorni di politica. La mia stella polare è sempre stata la stessa. Non ci può essere ostruzionismo, ma ci deve essere possibilità di discutere. La minoranza deve avere il suo spazio, la maggioranza deve avere la possibilità in tempi certi di dare risposte. Non solo le previsioni per il futuro, ma anche i conti dell'ultimo anno, e così il Consiglio ha approvato il rendiconto del 2022 che spiega a grandi linee il vicepresidente della Commissione Controllo. Ma il rendiconto finanziario per il 2022 testimonia come la gestione finanziaria dell'ente sia una gestione attenta, scrupolosa, che tiene conto anche delle osservazioni e delle sollecitazioni che la stessa Corte dei Conti ha fatto negli esercizi precedenti. Il risultato di amministrazione è un risultato positivo di oltre mezzo miliardo, un risultato
fra l'altro migliora anche le performance degli esercizi precedenti. L'altro elemento col quale dobbiamo confrontarci è il disavanzo di amministrazione, un disavanzo che però non significa una gestione fuori controllo, ma è dato dal fatto dei fondi vincolati che vengono dalle somme accantonate per garantire il bilancio della regione rispetto a spese future. Di parere opposto naturalmente sono le opposizioni, tutte, sia i gruppi di centrodestra sia il Movimento 5 Stelle. Molte delle critiche fanno riferimento ad alcune delle osservazioni fatte dalla Corte dei Conti. Sussiste, così dice la Corte, un disavanzo ancora importante che, seppur in parte recuperato, continua a mantenere un peso sui conti della regione toscana che è preoccupante e che soprattutto rischia di essere condizione per gli esercizi futuri, per direi le generazioni future. All'interno di questo ragionamento generale va aperto un focus particolare sul tema della sanità, dove i conti portati avanti dalla regione sono stati fortemente criticati da un punto di vista giuridico, dell'approccio giuridico, della contabilità da parte della Corte dei Conti. Il bilancio, soprattutto nei rapporti con le ASL, quindi in ambito sanitario, non è assolutamente trasparente. È un bilancio, quello della Regione, molto rigido. Siamo tornati addirittura ad oltre 2 miliardi di indebitamento e quindi cresce il debito in capo alle future generazioni e soprattutto non si affrontano alcuni nodi strutturali, come per esempio la riorganizzazione del personale. Rimane probabilmente il contenzioso sul personale di supporto ai gruppi consiliari e poi rimane soprattutto il capitolo delle società partecipate, su cui la Corte dei Conti ha per l'ennesima volta lanciato un allarme, perché la Regione investe tantissimi soldi con una capacità minima delle società partecipate di rendere servizi adeguati. Dopo un luglio caldissimo, forse il più caldo di sempre, l'inizio di agosto è un po' più incerto. La campagna, la montagna restano spesso le mete preferite da chi vuole sfuggire al gran caldo o alla ressa del mare, delle città d'arte. Il cambiamento climatico però impone una riflessione sulle prospettive turistiche, per esempio del turismo invernale, perché la neve d'inverno scarseggia, nella scorsa stagione è caduta solo nella seconda parte. La Regione Toscana interviene insieme alle altre regioni attraversate dall'Appennino, chiede misure efficaci anche al governo. Della risoluzione approvata con il solo voto contrario dei 5 Stelle parla il presidente, appena confermato a metà mandato, della commissione aree interne. Dobbiamo accompagnare questi territori con scelte di medio e lungo termine che hanno bisogno di investimenti, e per quello che noi chiediamo al Governo nazionale di mettere in campo un'azione specifica per l'adattamento al cambiamento climatico delle stazioni sciistiche appenniniche. Allo stesso tempo, ovviamente, abbiamo chiesto alla Giunta regionale di mettere in campo una progettualità per i prossimi anni. Altrimenti la stagione 2023, soprattutto le difficoltà e i danni che ci sono stati, rischia di essere una delle tante. Occorre fare i conti con la realtà e sostenere questi territori rispetto a prospettive di sviluppo che non accantonano il turismo invernale, lo diversificano e lo accompagnano ad altri tipi di peculiarità. La Commissione nei mesi scorsi ha ascoltato anche gli esperti dell'AMA, previsori e climatologi. La tendenza all'innalzamento delle temperature è inconfutabile, gli effetti sono anche quelli che vediamo oggi, non solo per lo sci ma anche per tutto l'indotto. Noi siamo favorevoli a questa proposta perché in un primo tempo sembrava rivolta molto agli impianti sciistici. Io però ho fatto presente che i problemi sono anche di bar, ristoranti, attività commerciali, attività di noleggio, cioè tutte quelle attività che ci sono nei comuni dove si scia, e quindi un'attenzione occorre anche a questi che finora hanno resistito e devono continuare a resistere, perché non si possono far spopolare questi territori. Chiede di più, insomma, una legge specifica sulla montagna il capogruppo di Italia Viva Scaramelli. Un po' come deve avvenire sulle terme, così con la montagna, la Toscana deve uniformare e standardizzare, a mio avviso, le tariffe, l'organizzazione, la qualità dei servizi e fare un unico grande livello di promozione del sistema della montagna. L'opportunità della legge per la montagna, intanto bene una risoluzione che va in questa direzione, poi bisognerà nei prossimi 2 anni definire in maniera puntuale tutti questi aspetti. Diego Petrucci, oggi consigliere di Fratelli d'Italia, è stato sindaco di Abetone Cutigliano, il cuore del distretto sciistico toscano. Va un po' in controtendenza nella sua dichiarazione.
Intanto pensiamo che c'è sicuramente un effetto di cambiamento climatico, ma non così grave come viene raccontato dalla narrazione ufficiale. Io voglio ricordare che l'inverno del 2021 è stato l'inverno più nevoso degli ultimi 100 anni, quindi questo è evidente. Se questo è vero, io penso che sia necessario investire sicuramente su forme alternative di andare in montagna, lo sci alpinismo, le ciaspolate, il turismo lento estivo, ma sia necessario anche tutelare il comparto neve classico, l'impianto di risalita. E per far questo si deve investire soprattutto nei bacini idrici, perché all'Abetone, all'Amiata, non nevica meno che a Cortina o in un'altra località rinomata delle Dolomiti. Semplicemente c'è un sistema di innevamento più efficace e più veloce. Dicevamo del voto contrario del Movimento 5 Stelle. Perché avete detto no a questa risoluzione, chiediamo, e la risposta arriva con un'altra domanda. Prima di pensare a nuovi risorse, a nuovi stanziamenti, vorrei fare una domanda che finora è stata inevasa da questa giunta. Quanto denaro è stato speso negli ultimi 10 anni per il rilancio del sistema neve, quella neve che vediamo bene oggi con i cambiamenti climatici essere sempre più assente non solo sull'Appennino ma anche sulle Alpi? Sono stati soldi ben spesi oppure quella destagionalizzazione che più volte abbiamo chiesto doveva essere attuata in modo migliore, come per esempio in Trentino e in altre regioni hanno fatto? Perché altrimenti ci ritroveremo per l'ennesima volta a dare dei fondi a soggetti pubblici, privati, per rifar ripartire un tipo di turismo che è palesemente in questo momento non corrispondente a quella che è la situazione climatica attuale. Certamente la Commissione Aree Interne non si occupa solo di neve e turismo invernale. Dalla sua istituzione ci sono state 46 sedute, 15 proposte di risoluzione presentate all'Aula, 45 audizioni. E poi adesso ci saranno fino a 900 milioni di euro destinati alle aree interne. Prima di tutto è quello della riserva del 30% che abbiamo introdotto sui fondi europei che sono a disposizione della Toscana fino al 2027. Noi con la riserva del 30% mettiamo in campo 900 milioni di euro di sostegno agli investimenti per le imprese, per i comuni e per le realtà site nei comuni delle aree interne. Altro importante provvedimento è stata la legge sui custodi della montagna, che ci ha visto sostenere concretamente più di 400 imprese che operando in questi territori svolgono un presidio sociale ed economico fondamentale. Altra questione molto rilevante su cui ci stiamo adoperando e che vedrà nei prossimi mesi la partenza, abbiamo voluto vincolare una serie di risorse dei fondi europei sul sostegno al manifatturiero in questi territori. La vicepresidenza della Commissione passa ora al consigliere Baldini. Mi sembra che il lavoro che è stato svolto in particolar modo da Luciana Bartolini, ma anche dall'intero gruppo a partire dal Presidente, con il quale sicuramente collaborerò con piacere e coordinamento, sia un lavoro fatto davvero bene. In quest'ottica ritengo particolarmente importante sfruttare la Commissione Aree Interne anche sotto il profilo culturale, perché la Toscana diffusa, il concetto di Toscana diffusa, a maggior ragione negli ambiti dei luoghi, dei comuni, dei borghi più difficilmente raggiungibili, spesso individuano una serie di tesori culturali che vanno valorizzati al meglio. Questa sarà anche l'estate dei parchi, insomma i parchi della Toscana si aprono ancora di più all'esterno e si fanno conoscere anche grazie all'azione del Consiglio regionale che li valorizzerà nei suoi siti e nei suoi account social. Insomma, ogni giorno il Consiglio regionale pubblicherà su Facebook e su Instagram una foto dei parchi e delle riserve toscane, panorami mozzafiato, piante rare, animali indisturbati nel loro habitat e molto altro. L'obiettivo è far conoscere quanta storia, quanta bellezza, quale biodiversità ci sia nei nostri parchi. La Toscana è terra di arte, terra di storia, è terra di cultura, è una terra che è in grado di far conoscere la propria bellezza attraverso le coste stupende, attraverso le città d'arte, attraverso i borghi più piccoli, ma anche una storia di parchi naturali molto molto importanti. Questi sono luoghi del benessere, sono luoghi ricercati ormai in tutti i
il mondo. E allora noi abbiamo deciso quest'anno come assemblea legislativa, lo scorso anno l'avevamo fatto per i piccoli borghi, quest'anno abbiamo deciso di sostenere, far conoscere quanta bellezza e il valore dei nostri parchi naturali. Una nuova grande opportunità per queste realtà così importanti per la Toscana, che certo possono crescere ancora di più. Per la presentazione della campagna estate 2023 la Toscana dei parchi ci sono i presidenti di alcuni di questi parchi. Questa iniziativa è sicuramente importante anche perché la Toscana svolge un ruolo importante all'interno del sistema delle aree protette italiane. Ci sono 3 parchi nazionali, l'arcipelago toscano, le foreste casentinesi e il Tosco Emiliano. Poi ci sono dei parchi regionali importanti come la Maremma, per esempio, e come anche San Rossore, che è stata anche tenuta presidenziale. Abbiamo un parco, un geoparco come quello delle colline metallifere, quindi abbiamo tutti gli ambienti, da quelli montani a quelli costieri, litoranei, e quindi degli ecosistemi davvero importanti che fanno della Toscana una punta di diamante del sistema aree protette italiano. Il Covid si è creato tanti problemi e ha creato una grande positività, che la gente ha cominciato a scoprire l'ambiente, andando in bicicletta e passeggiando, e questa scoperta dell'ambiente ha portato a frequentare sempre di più i parchi, a frequentare sempre più il verde, e noi abbiamo tantissime persone in bicicletta e a piedi che vengono, quindi non solo turisti, che ora con la ciclovia tirrenica aumenteranno notevolmente, ma anche cittadini, e questo vuol dire anche benessere e qualità della vita, perché col movimento aiuta. I parchi sono capaci di diversificare l'offerta di arte, di paesaggio tipicamente toscana, incrementandola, mettendo insieme anche un'offerta di natura, un'offerta ecologica. È un tipo di turismo estremamente attuale, non solo perché avvicina e sensibilizza le persone a temi importanti come quello della transizione ecologica o dei cambiamenti climatici, che sono aspetti che vengono tipicamente affrontati all'interno dei parchi, ma sono molto importanti perché rappresentano anche un'offerta turistica sociale, perché i parchi sono un luogo abbastanza economico per vivere il mare, per vivere la montagna, e quindi in un momento di difficoltà come questo i parchi svolgono un ruolo e le aree pubbliche svolgono un ruolo essenziale nell'offerta turistica. Restiamo sul tema perché grazie al contributo del Consiglio regionale sono state inaugurate 2 nuove aree attrezzate con giochi inclusivi per i bambini e i ragazzi del comune di Calcinaia. Ci eravamo posti un impegno come assemblea legislativa: usare le risorse dell'avanzo dei minori costi della politica per dare risposte a chi ha sofferto di più durante questo periodo di pandemia. Ed è bello vedere che in ogni comune nasce un luogo, uno spazio rivolto alle bimbe, ai bimbi, con uno sguardo che va oltre, permettere a tutti, anche bimbi che hanno disabilità, di poter utilizzare e vivere questo spazio. È una festa questa condivisa da tutta l'amministrazione comunale, c'è il sindaco Alderigi, ci sono i suoi assessori, dalla gente e soprattutto da tanti ragazzi e ragazze che dicono perché è utile, secondo loro, uno spazio così. Io penso che un parco per i bambini di oggi sia un parco, cioè sia la loro libertà, nel senso che io penso meglio crescere nella natura che con i telefonini, a girare con i telefonini. Quindi per i ragazzi può essere questo, uno spazio di libertà, in poche parole. Per me è importante questi spazi pubblici perché così i bambini hanno più libertà, hanno più gioco, e anche per migliorare secondo me una società e unirla sempre di più. È importante perché i ragazzi vanno ad avere il loro spazio, hanno bisogno di giocare fra di loro e con uno spazio sicuro, con dei giochi che si devono divertire, e ad esempio non stare sempre al cellulare, stare all'aria aperta, respirare aria fresca. Dal verde all'informatica e alle ricerche che sono valse a 2 docenti e ricercatori pisani uno dei premi più prestigiosi al mondo, sono i primi italiani infatti a ricevere il Paris Kanellakis Theory and Practice Award. Qual è il loro merito? L'idea è consistita nello sviluppare un algoritmo che consentiva di comprimere i dati, quindi ridurre lo spazio da questi occupato, e però consentire sempre di cercare su questi dati in maniera molto veloce. All'epoca, quando questa idea è stata proposta, non si credeva che ciò fosse possibile, e invece noi abbiamo dimostrato che non solo era possibile, ma poteva essere fatto in maniera molto efficiente.
E da questo poi sono susseguiti una serie di risultati e di applicazioni che hanno riguardato non soltanto i motori di ricerca, ma soprattutto, ed è questa la motivazione dell'impatto, la genomica, la biologia computazionale, perché oggi queste tecniche vengono utilizzate sia per il sequenziamento del DNA che per la scoperta e l'analisi delle sequenze genomiche a ricerca di nuove malattie. Le ricerche di Paolo Ferragina e Giovanni Manzini sono cominciate tanti anni fa e appunto si sono tradotte in un beneficio, soprattutto nella genomica. Ferragina è originario di Catanzaro, Manzini arriva a Pisa da Bologna, insomma sono veramente migranti della conoscenza. Per me questo premio è importante perché è il segnale che anch'io sto contribuendo in qualche modo a questa bellissima comunità della Toscana, anch'io ho dato qualcosa, anch'io sto cominciando a restituire un po' di tutte le cose che la comunità toscana mi ha dato in questi anni. Cioè io vivo qui dall'età di 19 anni, mi sono sempre trovato benissimo, penso che sia un posto di persone bravissime e sono molto contento di poter ridare anch'io qualcosa. Un posto, una regione anche molto innovativa. Sì, sicuramente, questo è uno dei punti di forza sicuramente della Toscana, cioè abbiamo bellissime bellezze artistiche, ma non ci fermiamo qui, curiamo molto l'istruzione e di conseguenza poi siamo in grado anche di produrre novità che ci permettono di andare sempre più verso il futuro in maniera sempre migliore. Qui a Palazzo del Pegaso ricevono il gonfalone d'argento, il massimo riconoscimento del Consiglio regionale. Glielo consegna direttamente il presidente Mazzeo, particolarmente coinvolto in questa iniziativa. Io, come il professor Manzini e il professor Ferragina, ho scelto di venire a vivere in Toscana perché la Toscana è il luogo delle opportunità, perché le nostre università consentono a tutti, anche grazie al sistema del diritto allo studio, di poter studiare e di potercela fare. Questa è una grande differenza tra noi e gli altri, una grande differenza da continuare a valorizzare, perché la Toscana è questo, la Toscana è una terra che sostiene chiunque vuole provare a farcela, la Toscana è una terra che non si volta mai dall'altra parte. Sono state anche molte altre le iniziative che qui nella sede del Consiglio regionale hanno trovato spazio e visibilità, come la presentazione dell'ottava edizione di Senza Fili Pinocchio Street Festival, in programma a Collodi dal 25 al 27 agosto, come i concerti toscani della European Spirit of Youth Orchestra, composta da 60 giovani di 13 paesi europei diversi. Intanto il Consiglio regionale ha prorogato la scadenza del premio Davide Sassoli per la miglior tesi di laurea su temi europei, è spostata al 31 agosto e il presidente del Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni, ha presentato il tema del concorso Toscana in Spot 2023. Il termine per la partecipazione è il 15 settembre. L'anno scorso il tema era No Hate, No Odio. Il vincitore allora è stato il video Cancella l'Odio di Mattia Pagni. Sì, come Corecom abbiamo subito indetto questo bando e questo premio legato proprio al tema delle dipendenze digitali. Crediamo un tema di grande attualità, di grande importanza, che riguarda le nuove generazioni, ma riguarda in generale un po' tutte le generazioni. Il bando, la data sarà il 15 settembre, ci sarà la possibilità di partecipare attraverso dei video della durata massima di 60 secondi dove i giovani, ma non solo i giovani, potranno partecipare ed esprimersi attraverso il proprio linguaggio, attraverso il linguaggio audiovisivo proprio su questo tema. Noi adesso ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento dopo la pausa di un mese a venerdì 8 settembre, quando riprenderemo ogni settimana il nostro Regionando. E allora buone vacanze a tutti!